Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Michele Scacciamacchia. Ciao a tutti. E Maria Nicoletti. Perché siamo in tre? Perché la canzone è la canzone di Ultimo Piccola Stella. Esatto. Che la volevano fare tutti e due. Ha detto, vabbè, facciamola insieme perché la musica unisce. E quindi, dopo la sigla, vediamo un po' gli accordi di questa canzone. Sigla! Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio, che sono Re maggiore. Quindi se questo è il Do, dove ci sono i due tastinelli a sinistra, Re, Fa diesis, La, forma il Re maggiore. Poi avremo il Si minore, andando indietro, Do, Si, Re, Fa diesis, Si minore. Poi avremo il Sol maggiore, Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re, forma il Sol maggiore. E accanto il La maggiore, La, Do diesis, Mi. E l'inizio di questa canzone farà così. È da sempre compreso la mia fantasia, l'è accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore, hai preso il mio giorno, l'hai reso migliore. Bene, poi la strofa sarà sempre uguale allo stesso modo. Poi avremo il ritornello che avrà sempre gli stessi accordi, però saranno invertiti. Avremo Sol maggiore, Re maggiore, La maggiore e Si minore. Vi facciamo ascoltare. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Bene, la prima parte fa così. Poi ci sarà un giro sempre con gli stessi accordi. E nel momento in cui si riprende la seconda strofa, c'è un cambio di tonalità e ci saranno nuovi accordi. Ora vi faccio sentire. È da sempre compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi e ormai andati via. Ok, quindi qua c'è un passaggio dove dopo il La maggiore mette il Si maggiore, quindi Si, Re diesis, Fa diesis, e poi va al Mi maggiore, Mi, Sol diesis, Si, e quindi vi faccio riascoltare. Da sempre compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi e ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Ok, prima di andare avanti spieghiamo ancora i nuovi accordi. Quindi abbiamo visto che siamo passati in Mi maggiore e abbiamo detto già gli accordi. Poi ci sarà Do diesis minore. Quindi se questo è Do, questo è Do diesis, Mi, Sol diesis, avremo ancora il La maggiore, e il Si che prima era minore diventa maggiore, quindi Si, Re diesis, Fa diesis. Poi qui cambia ancora tonalità, va in Do diesis maggiore, quindi Do diesis, Mi diesis che corrisponde al Fa e Sol diesis, e Fa diesis maggiore. E da questo momento gli accordi e il giro sarà questo. Fa diesis maggiore, quindi Fa diesis, La diesis, Do diesis, Re diesis minore, che sarebbe Re diesis, Fa diesis, La diesis, il Si maggiore che abbiamo visto, e il Do diesis maggiore. Con queste tre note, Do diesis, Fa, Sol diesis, diciamo. E la canzone farà così al cambio di tonalità. Vi facciamo ascoltare. Hai da sempre compreso
la mia nostalgia dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Bene, poi dopo questi per sempre ripetuti ci sarà il ritornello con quattro accordi che sono Si maggiore, Fa diesis maggiore, il Do diesis maggiore sempre e Re diesis minore che già abbiamo visto. E il ritornello farà così. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa se il cielo e se il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, tu sei la piccola stella. Bene, e fino alla fine gli accordi resteranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Maria e Michele per avermi dato una mano e vi lascio come sempre in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link dedicati proprio agli accordi da imparare al pianoforte e in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima! Ciao a tutti!